se ognuno di noi, guardate, lo dico con la forza della letteratura dell'OMS, non con la raccomandazione solo col buonsenso di paese, che peraltro vale tantissimo, cioè se noi intensifichiamo la nostra attività di lavaggio delle mani e di pulizia delle superfici che utilizziamo, se cerchiamo di areare i locali più spesso e se cerchiamo di utilizzare, faccio un esempio, i locali di un ristorante in una modalità non sovraffollata, voglio dire, soluzioni che contemperino la sicurezza e la riduzione del contagio per via droplet e il mantenimento della nostra normalità di vita, beh, ce la faremo, perché se noi esageriamo, aggiungo quest'ultima notazione, sugli sforzi di contrazione della nostra socialità, duriamo poco, perché l'uomo è nato per essere felice e per poter realizzare il proprio progetto di relazioni societarie, quindi non possiamo avere un provvedimento che si basi sulla contraddizione di questo a lungo, perché non si regge psicologicamente, non si regge fattivamente, no, basta essere onesti nel guardarsi in azione per rendersi conto che buchiamo da tutte le parti a quel punto. Allora, invece dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo fare la nostra parte, fare la nostra parte di prevenzione e di rapida intercettazione di tutte le altre. Io l'ho detto fino a questa ultima settimana, adesso vaccinarsi per l'influenza oramai non ha più senso perché l'influenza è quasi passata, L'anno prossimo. però per l'anno prossimo manterremo, come abbiamo promesso al Presidente Marsilio, tutte le regole nuove che abbiamo imparato e tutto l'avanzamento che abbiamo fatto.